Un evento che raccoglie tutti gli elementi che in qualche modo connotano la Toscana. Un programma che vede dalla Divina Commedia, naturalmente messa in scena, addirittura Morbello Vergari, al Decamerone, alla Vita è Bella e ancora Pinocchio e poi l'alluvione di cui si è celebrato il 50esimo. Un programma che vuole raccontare attraverso le esibizioni delle scuole di ginnastica ritmica e artistica, vuole raccontare una Toscana che soprattutto è fatta di persone. Sì, le scuole, bisogna aggiungere anche quelle di danza, oltre alla ginnastica ritmica e artistica, che sono fondamentali. E, sì, gli autori si sono un po' sbizzarriti quest'anno sul tema che ha dato la regione toscana, che chiedeva di parlare un po' delle infrastrutture e delle comunità attive della Toscana. Si sono sbizzarriti proprio sul fatto di mettere certi eventi tipo il carnevale, tipo Pinocchio, tipo la comicità che c'è in film toscani di marca prettamente toscana, come i laureati, come per esempio ci sono dei momenti di raccoglimento tipo la Vita è Bella, come amici miei e tante altre cose. Ci siamo, perché ovviamente il tema che ha mandato la Toscana parlava sempre di Leopoldo e di Lorena. Poi tra l'altro stasera avremo anche l'onore di vedere Leopoldo II, in questo caso di Lorena, in una scenetta insieme a Argia, quindi sarà anche bellino questo dialogo fatto a distanza di tempi tra Leopoldo e l'Argia. Ecco, una grossetana di oggi con un maremmano, perché lui ha sempre amato la maremma, l'ha sempre dichiarato Leopoldo II. Sì, sì, sicuramente verrà evidenziato anche dal dialogo che verranno fatti, come per esempio ci sarà un bel momento in cui l'Argia leggerà delle poesie di Morbello Vergari, che è un maremmano doc, quindi sulla toscanità. Ovviamente abbiamo puntato maggiormente di lavorare su cose che magari Grosseto era parecchio a conoscenza, come l'alluvione. Abbiamo parlato dell'alluvione di Firenze, però ovviamente interessati noi eravamo a quello di Grosseto. Negli anni il movimento della ginnastica è cresciuto moltissimo anche in provincia di Grosseto, ottenendo dei grandi risultati. Questa sera ne abbiamo visti proprio anche all'opera questi risultati. Sì, il mondo della ginnastica, WISP, della danza, c'è stato un grosso incremento. Tra l'altro abbiamo anche dei ragazzi nostri che parteciperanno a delle trasmissioni televisive importanti di Canale 5, di Italia 1, Italia 1. Cultura Moderna, che sono nati da società WISP, sono cresciuti con Dilettando e poi sono approdati al successo. Ecco, insomma, quindi c'è anche soprattutto la partecipazione delle famiglie, perché sappiamo che dove c'è crescita sicuramente non è solo dei ragazzi ma anche delle famiglie. Certo, le famiglie sono importanti. Noi nello spirito, quando abbiamo iniziato questa avventura, che sono 6 anni che facciamo questa festa della Toscana, abbiamo pensato che sarebbe è una manifestazione atta a togliere il dropout dalle palestre e dal coso. Cosa vuol dire? Che le bambine da 12 anni, 13 anni smettano, e questa qui è un input per continuare, e ci stiamo riuscendo, perché sono 220 ragazzi che partecipano da 4 anni, da 5-6 anni fino a 20-22 anni e anche di più, qualche ragazza anche più di 22 anni.